Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di LG G2 Mini, versione compatta del famoso top di gamma coreano. Perde in caratteristiche tecniche, ma guadagna in ergonomia e in alcune funzioni smart. Andiamo a scoprire quali. Prima di entrare nel vivo della recensione, un paio di precisazioni rispetto all'unboxing. Innanzitutto erroneamente ho detto che c'è il sensore di luminosità e invece non c'è, potete vedere qui nella tendina come si può regolare la luminosità manualmente ma non automaticamente. Non c'è il LED di notifica e vi invito comunque a rivederlo l'unboxing per quanto riguarda le dimensioni e comunque le caratteristiche tecniche in generale, al quale aggiungo il peso. Parlando di ergonomia, il peso di 121 grammi sono davvero pochi. Il telefono è molto leggero e quando si tiene in mano viene anche un po' il dubbio di aver inserito o meno la batteria, tanto è leggero. Sarà che siamo abituati a terminali ben più pesanti negli ultimi periodi. L'ergonomia di conseguenza è davvero buona, sì, 4,7 pollici sono comunque abbastanza, ma io con le mie mani piccole riesco comunque a arrivare a un buon 2 terzi di display. E già che parliamo di display, andiamola a vedere. Vi avvicino la telecamera al più possibile per farvi vedere la definizione, che purtroppo non è altissima e un pochino si vede, soprattutto nella navigazione web i pixel un pochino si vedono, ma comunque non è neanche un brutto display, perché se noi andiamo a prendere la nostra applicazione di test, aspettiamo che si giri in verticale e andiamo a vedere un po' la gamma cromatica, vediamo come i colori siano comunque tutti ben riprodotti. Il bianco è buono, la luminosità massima è abbastanza elevata. Sotto la luce diretta del sole, con un minimo di accortezza, si vede comunque bene. Per quanto riguarda i neri, sono buoni se visti frontalmente, per essere un IPS ovviamente, ma se andiamo di taglio si vede come virano al grigio. Sì, adesso lo sappiamo come uscire dalla modalità immersiva, non nel caso che ce lo ricordi. Virano, dicevo, un pochino al grigio. Questo è anche accentuato dal fatto della mancanza, ripeto, del sensore di luminosità, che magari se settato troppo in alto va ad ingrigire il nero del display, che comunque rimane una buona unità, non eccessiva, ma comunque piacevole e visivamente buona. Parliamo ora della parte telefonica di questo LG G2 Mini. Andiamo ad aprire il dialer, c'è la ricerca rapida in rubrica e chiamiamo il 119 per vedere il viva voce, per sentire soprattutto il viva voce. Alziamo il volume e viva voce. Benvenuto nel servizio clienti TIM, la chiamata è gratuita. Allora, la potenza del viva voce non è troppo elevata e in macchina facciamo un pochettino fatica a sentire quello che ci viene detto, però l'audio è buono, la qualità è decisamente alta su questo campo e ci abbiamo anche un accenno di bassi, ma poi lo sentiremo meglio nella prova musicale. Dalle chiamate passiamo agli SMS, andiamo a scrivere un nuovo messaggio. Questa è la tastiera, tasti in prima funzione qua in alto che si possono personalizzare, levare o togliere dalle impostazioni della tastiera. Alcuni tasti sono personalizzabili, vediamo la velocità. Magari scriviamo nel campo di testo. Un po' fastidioso questo pop-out del destinatario non valido che non va via se noi non andiamo a rimuoverlo. Ecco, errori che ho fatto io, ma la tastiera è davvero veloce e reattiva, personalizzabile, non c'è lo swipe, ma comunque si può anche scegliere il layout con la mano destra o la mano sinistra, quindi tastiera curata e che funziona davvero bene. Dagli SMS passiamo al client email, quello che ormai LG ci ha abituato come client email. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare una mail ci permetta di apprezzare nella sua interezza questo client. Come vedete c'è il pinch out, la mail è visibile bene, nessun problema con IBAP, HTML, non ci sono le gesti o per cancellare in modo rapido le email, ma comunque rimane un ottimo client. Dalle email andiamo a fare la nostra prova del browser internet. Apriamo il browser, andiamo sul nostro sito che è qui tra i preferiti.
E apriamo Android Blog, vediamo quanto ci mette a caricare. Intanto vi dico che la ricezione Wi-Fi è nella norma, non è dual band, ma comunque abbastanza veloce. Vedete, il nostro sito si è caricato molto bene. Proviamo a fare un pinch e a muoverci nella pagina. Andiamo a vedere se c'è la reimpaginazione. No, c'è lo zoom a livello della scritta e quindi non reimpagina il testo. E andiamo a provare ad aprire una news per vedere un'altra prova di reattività. Magari zoomiamo un attimino, se no non mi prende il tocco. Ecco fatto. Intanto potete vedere comunque come il browser risponda bene, nonostante il processore Snapdragon 400 non sia così potente. Però comunque funziona egregiamente nella navigazione web. Sì, non ci mette pochissimo a caricare, ma io sospetto che sia più questione di router che non e della potenza o del browser in generale. Adesso stiamo un attimo a vedere se è il caso di interrompere il caricamento o se invece decide a caricare la notizia. Tutte cose che è bene vedere in diretta e anche nella recensione. Aspettiamo che si carichino i commenti. Ok, ci vuole ancora un po'. Qua la rotellina di Discast che sta girando, il che vuol dire che sta muovendosi qualcosa e non si è bloccato tutto. Aspettiamo, ecco, qui si è caricato il commento. Proviamo a scrivere qua nel campo di testo. La scrittura rimane veloce. Proviamo a spostarci. Non ci sono assolutamente problemi nel campo di testo, quindi una funzionalità web browser generalmente è promossa, anche se non velocissima. Per scrupolo andiamo a fargli vedere ad aprire un sito, scusate, più pesante come quello del Corriere. Qui il desktop mode che è già settato, andiamo a vedere, ma ho fatto una ricarica per sbaglio sulla pagina del nostro sito. Andiamo di nuovo sul Corriere della Sera e aspettiamo un attimo il tempo di caricamento, ma visto il tempo precedente suppongo che sul Corriere sarà ancora più alto. Ricordo che c'è 1 giga di RAM, quindi molto spesso le applicazioni vengono chiuse. E il Corriere, ecco, tra l'altro ci mette anche tanto per il motivo che vi sono pesanti banner pubblicitari. Proviamo a vedere se riusciamo a chiuderlo. Intanto potrete apprezzare direttamente voi la navigazione in caso doveste andarci voi. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere. Ok, ce l'abbiamo fatta, si sta caricando la pagina. Nel frattempo che si carica, perché si è ricaricata? Perché ho cliccato ovviamente su una notizia per sbaglio, volevo fare uno scroll e si è cliccata la notizia. Mi scuso per questo tempo che andiamo a perdere nella navigazione web, ma preferisco non tagliare e farvi vedere tutto quello che è l'uso quotidiano di questo telefono piuttosto che andare a falsare la prova magari facendo dei tagli e comunque andando ad accorciare tempi che poi non sono quelli reali. Va bene, ha deciso di caricarsi, speriamo, ecco fatto, bene. Procediamo con le dita di piombo per non andare a cliccare mentre si sta ancora caricando, se no vanifichiamo tutti i nostri sforzi. Come potete vedere lo scroll è buono, con 2 dita io dovrei riuscire ad andare in cima a fondo alla pagina. Sì, infatti è così. E con 1 dito solo invece possiamo fare lo scroll. Ci sta mettendo davvero molto a renderizzare, a caricare tutte le immagini, tutte le notizie. Ma il Corriere è un sito notevolmente pesante. Vedete qua in cima che già ce l'ha fatta. Insomma, browser web che, ripeto, diamo il beneficio del dubbio alla velocità del router, perché potrebbe non essere colpa del telefono. Infatti uscendo fuori in HSPA Plus, ricordo che il telefono è anche LTE, anche in HSPA la velocità sembra comunque superiore. Usciamo dal browser web, vediamo come la home un pochino si ricarichi. Ripeto, 1 giga di RAM solo non permette di sfruttare proprio tutto bene, anche a causa delle personalizzazioni di LG che andremo a vedere più tardi.
Per quanto riguarda la parte multimediale, apriamo la fotocamera, andiamo a vedere qui la camera che ricordo essere da 8 megapixel come scatta le fotografie, messa a fuoco a 9 punti anche su questo G2 mini, lo scatto è piuttosto veloce. Qui le modalità di scatto, l'HDR che funziona molto bene, la panoramica, lo scatto con la funzione indietro nel tempo. E qua le impostazioni generali della camera, risoluzione massima in 4 terzi 8 megapixel. E passiamo alla parte video, poi andremo a vedere i risultati degli scatti. I video, questi sono le modalità anche i simpatici effetti live e qui le impostazioni video che si girano al massimo in full HD a 30 frame per secondo. Andiamo ora in galleria, andiamo a vedere le foto scattate. Qui è ovviamente entrato nei video perché abbiamo scattato dei video. Questo è scattata con la camera frontale che non vi ho fatto vedere le impostazioni prima, ma in realtà non è granché come camera quella frontale. Abbiamo molto rumore, insomma, più l'uso delle videochiamate è meglio rispetto a quello fotografico. Qui quella che abbiamo appena scattato, ma andiamo a vedere una macro, ad esempio. Qui la macro risulta davvero molto buona. Questo è il video che vedremo dopo. Qui in esterno abbiamo una buona qualità. Vedete come è riuscito a catturare i dettagli degli alberi nonostante gli 8 megapixel, nonostante il cielo molto nuvoloso. In interni il rumore video c'è, ma è abbastanza contenuto. Potete vederlo qua nelle parti scure. Col flash in interni il flash illumina abbastanza bene, ma la messa a fuoco è un pochettino più difficoltoso, ma il risultato è comunque soddisfacente anche col flash di notte. Quindi una camera che prende una sufficienza piena, quella posteriore, quella anteriore no. Andiamo a vedere, come vi stavo dicendo, il risultato del video. I video che vengono girati qualitativamente come immagine molto Amici di bene. Sentite Apple Blog, l'audio. LG G2 Mini che sta effettuando questo video. Andiamo Vado ad subito ad abbassare con i entrare. tasti posteriori, vi dico che comunque i video vengono bene, qualche problemino di messa a fuoco, ma nulla di trascendentale. L'audio catturato è buono, prende davvero tante sfumature sonore questo microfono, comunque vedete la prova meglio su YouTube, ma ri risulta un pochettino metallico, non solo dalla capsula qui, ma anche proprio riproducendolo dal PC. Per quanto riguarda i video invece di test, usciamo un po' da tutte queste applicazioni, andiamo ad aprire l'applicazione Galleria nella nostra cartella di test e vi dico che questo G2 Mini riproduce qualunque cosa. Questo è un 1080p, sì, riprendiamo pure da qui la riproduzione, guardate i colori. Come vi dicevo, gamma cromatica buona. Guardate qua anche i contrasti. Non male la riproduzione dei video, ma quello che ci ha stupito e che vi faccio far vedere, che vi vado a far vedere, scusate, è la riproduzione dei DVX, perché oltre ad essere perfetta, riproduce anche l'audio, sentite? Voglio che Topper Harley guidi la squadra in battaglia. Cosa? Perché mi stupisco della riproduzione dell'audio? Perché questo DVX ha un audio in formato AC3 che quasi nessun telefono ha riprodotto, mentre LG inserisce i codec anche per questo formato. Quindi reparto multimedialità è davvero promosso. Ma continuiamo appunto con la multimedialità, andiamo ad aprire Real Racing per vedere come girano i giochi su questo G2 Mini. Adesso si adatterà allo schermo. Vista la versione di Android, che poi andremo a vedere la 4.4.2, quindi Immersive Mode attivo, aspettiamo i tempi di caricamento. Intanto sfumatura di azzurro molto buona. Tempi di caricamento nella norma per questo tipo di processore. Aspettiamo che ci dica cosa fare. Benissimo. Sentite l'audio intanto, giriamo a sinistra, giriamo a destra, su, freniamo e cambiamo visuale. Allora, riconosce che la GPU non è molto potente, l'Adreno 300 Q5, quindi disattiva alcuni dettagli e noi andiamo. Vi lascio l'audio un po' più alto. Superiamo ancora qualcuno,
Ecco fatto, e usciamo dall'immersive mode. Il gioco è davvero ben giocabile, non vi sono cali di frame, chiudiamo un po' di RAM perché se no qua rischiamo di non riuscire ad andare avanti con la prova. E, dicevo, il gioco risulta comunque molto giocabile anche se a dettagli inferiori, quindi promossa anche la parte gaming. E adesso passiamo alla personalizzazione software di LG, e qui c'è davvero tanto da dire, cercherò di concentrarmi soprattutto su quello che non conosciamo. Intanto il metodo di sblocco: doppio tap per sbloccare e knock code per sbloccare. Praticamente una sequenza che noi possiamo impostare di tap sullo schermo e che sappiamo solo noi e che va a sbloccare. Una bella sicurezza e una funzione decisamente smart. Andiamo poi ad esplorare le altre impostazioni. Intanto andiamo subito nelle generali a farvi vedere nelle impostazioni di sistema come la versione del software sia l'ultima, la 4.4.2. E andiamo a vedere anche la memoria libera. Ecco, un altro lato positivo di questo G2 Mini è che ha l'espansione di memoria micro SD, perché comunque l'archiviazione totale è di soli 3,87 giga su 8 di memoria interna. Cos'altro dire di impostazioni? Ce ne sono davvero molte. E andiamo a vedere ad esempio come possiamo impostare qui dal display una modalità di schermo, un launcher che si chiama Easy Home, che io vado a impostare, che praticamente mi mette tutte le funzioni principali del telefono in un'unica schermata: messaggi, sveglia, fotocamera, il dialer e qui le applicazioni, che serve per non diciamo confondersi con le tante funzioni di Android per quegli utenti alle prime armi. Tanto che sono nel drawer, vi faccio vedere come vi sia una ricerca rapida nelle applicazioni, molto utile in realtà. Sì, c'è quella di Google, sia così che quella tramite widget, però se noi entriamo nel drawer possiamo ricercare direttamente con la lente là in cima. Tiriamo giù la notifica, rientriamo nelle impostazioni, andiamo a rimettere la home standard perché noi siamo abituati così, ritorniamo nelle impostazioni. Volevo farvi vedere come vi sia anche la modalità ospite per creare una sorta di angolo con solo applicazioni che noi vogliamo vengano eseguite in caso prestassimo il telefono a qualcuno, abbastanza utile. Qui la tendina delle notifiche, come è personalizzabile, tiriamo giù, sono personalizzabili anche i toggle, così come potete vedere, e possiamo aggiungere o togliere varie funzioni. Cos'altro dire? La modalità smart che troviamo sui top di gamma ci sono tutte, le possiamo vedere qua sulla menu display, che tra l'altro vi faccio notare come sia impostabile anche una luminosità notturna 0% a determinati orari. E non è molto utile come funzione, ma comunque smart screen e smart video sono presenti anche su questo G2 Mini. Stiamo parlando di caratteristiche, vabbè, non queste due, ma parlo del no code modalità semplice, che non troviamo su G2 ad esempio, almeno non con questo aggiornamento. Andiamo a vedere ora come vi sia la possibilità di effettuare un pinch to zoom. Io qua vi oscurerò, ma comunque vi faccio vedere come si possa fare lo zoom in molti ambiti del telefono, nei messaggi, nel registro chiamate. Vedete, posso ingrandire o diminuire il carattere con un pinch to zoom nella rubrica e in alcuni ambiti dove può essere utile ingrandire il carattere. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è come i tasti qui sotto siano personalizzabili. Qua possiamo vedere come la combinazione di tasti possa essere scelta fino a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasti che possiamo inserire nella nostra barra inferiore, come possiamo scegliere anche il colore e i temi della barra inferiore, che diventa trasparente in molti ambiti del telefono. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, mi sto dilungando un po' sulle impostazioni software, ma sono poi quelle che servono nella scelta di una versione mini rispetto magari alla sua versione standard. Vi sia comunque un copia incolla avanzato. Praticamente, se io vado a scrivere un nuovo messaggio, scrivo qualcosa qua, ok, usciamo, andiamo a scrivere qua,
e faccio copia, vediamo come qui si apre una tendina dove abbiamo le cose precedentemente copiate. Noi possiamo scegliere cosa copiare e cosa incollare in un altro ambito del telefono quando andiamo a fare un copia e incolla, quindi una funzione avanzata anche per quanto riguarda questo. Non c'è l'USB OTG, mentre dicevo c'è la radio FM. A proposito di radio e di musica, andiamo a sentirla la musica con la nostra canzone di test. Ottima la scelta dell'altoparlante qui, che non va a diminuire l'intensità sonora quando lo andiamo ad appoggiare su un piano. Altoparlante che è mono, però l'altra griglia è quella del microfono. La pressione sonora nella riproduzione musicale, come avete sentito, è più alta rispetto alla mia voce e anche la qualità non è niente male. E quindi promossa anche questa parte, come tutta la parte multimediale. Quindi cosa possiamo dire di conclusione per questo LG G2 Mini? Allora, il display non è al top, così come la mancanza, secondo me, grave del sensore di luminosità. Manca anche il LED di stato, però vi sono, come avete visto, molte funzioni smart che non ci sono neanche su G2 standard, ad esempio, e per ora. E il telefono in generale gira bene, non è un fulmine, ma comunque non ha problemi, non abbiamo scontrato blocchi o comunque rallentamenti gravi nell'uso di tutti i giorni. Una versione mini che costa all'uscita 299 euro, si può trovare online attorno ai 240, prezzo che ritengo più o meno giusto con quello che offre, perché ripeto, problemi non ve ne sono. Anche la fotocamera non è male, come così tutta la parte multimediale. Abbiamo anche l'espansione di memoria e la batteria removibile. A proposito di batteria, lo diciamo adesso, non vi avevo parlato dell'autonomia, l'ho trovata molto buona. Vi faccio vedere subito nelle impostazioni per conferma come la batteria sia accesa già da un po' e come questo sia il dato di display attivo con il 78% di batteria, quindi un'autonomia che soddisfa, che fa arrivare a dopo cena. Quindi dicevo, uno smartphone che a questa cifra funziona bene, che è molto ergonomico, che si tiene bene in mano, che è piacevole al tatto e che comunque risulta riuscito in molti aspetti. Spero di non essermi dimenticato nulla, se così fosse troverete integrazioni nell'articolo relativo, di cui trovate il link qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio tanto per aver seguito questa recensione, mettete un mi piace, scusate, se il video vi è piaciuto e seguite il nostro canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché ci sono davvero tante novità in arrivo. E per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.